però c'è l'A-Team adesso. No, adesso faceva Hazard, sai che la cugina non era proprio malina. Guardiamo la signora in giallo. No, sono in giallo, buono. Colombo, ho capito, ma ci permettiamo. No, va bene, no, lasciamo Azzar. Va bene. Adesso gira male Azzar. Buongiorno Marino. Ciao a tutti, come ciao stai? Caro, bene. Tutto bene. A posto, solita battaglia. Yes, come sempre. E via, la battaglia. E presenti. Parliamo di Ford. Oggi Ford. La Ford, come dicono Ford a Roma. La Ford. Oggi Ford, tre Ford completamente diverse fra loro, accomunate oltre che al marchio, però ad esempio nel caso delle prime due anche dal motore, adesso man mano andremo a vedere il perché, facciamo una carrellata di Ford perché i nostri amici Michele, Manuel e Diego ci hanno prestato le vetture appunto oltre che per fare il lavoro per la puntata e hanno tutti e tre diciamo delle richieste poi diverse da espletare e da, e da esaudire soprattutto. Parti da Kuga? Partiamo dalla Kuga, questa è una Kuga modello 2014-15, 2000 di cilindrata, 120 cavalli. L'abbiamo già rullate tutte e tre proprio per una questione. Per ottimizzare i tempi, certo. No, non è vero, perché tu me l'hai menata talmente tanto che è infame, che allora abbiamo rullate tutte e tre. Il Bob di solito alle 12:15 è già seduto almeno da mezz'ora. Esatto, quindi immagino la fame che hai addosso. Abbiamo rullato, io ti ascolto. Abbiamo rullato la prima, che era questa versione del 2000, che è depotenziata, perché la Kuga, poi in questa versione, ma anche in quella restyling dopo, è stata fatta con una scala di valori utilizzando lo stesso motore enorme. Si partiva appunto dalla 120, poi è stata fatta la 140, poi è stata fatta la 163 e addirittura la 180 cavalli. E questa è la 120, anche se dalla rullata poi adesso chiamiamo Pasca e gli diciamo di smettere di andare in giro, di venire lui qua con noi. Ma il culo delle macchine basta. Solo quelle macchine, meno male. Il resto lui è innocuo. E l'abbiamo rullata già originale, ottenendo dei risultati diciamo egregi. Allora, al cospetto appunto dei 300 Nm dichiarati, abbiamo trovato subito un bel 305, quindi in linea. E al cospetto dei 120 cavalli dichiarati, 132. Con una curva d'erogazione che lascia spazio a poche critiche perché comunque è precisa e rotonda come deve essere, sopra il dichiarato c'è una sagoma che ti si aggira lì di dietro. Sì, adesso arriva, siccome lui è andato a mangiare, adesso ha finito, viene qui a fare routino e sempre. Si presenta. Comunque guarda, dopo tante puntate, i vari appellativi eccetera, è uno solo quello che merita, sì. Il primo. L'inutile. Certo. Non ce ne sono. Offendere, ma è così, non neanche i tuoi seguaci, i tuoi sostenitori devono offendersi. In questo, lavorando. Ecco, quindi qui, tornando alla vettura, abbiamo una base di partenza strepitosa, benissimo, più del dichiarato. E adesso in questo caso Diego ci ha chiesto di renderla più corposa, perché magari se vogliamo proprio fare l'avvocato del diavolo, 300 Nm su una massa di questo genere, nella guida soprattutto cittadina, marcia alta, giri bassi, potrebbe essere un po' pochini. Mm-hmm. Quindi ci ha chiesto, oltre di liberarne la potenza, che quello chiaramente come sempre è scopo dimostrativo, di dargli però maggiormente copia e reattività all'acceleratore, cosa che poi vedremo perché in questo caso qua soprattutto sulla 1500 è molto sulla marcato, Focus 1500 esatto, vediamo dopo. Inevitabile. Va bene. Quindi adesso passiamo direttamente alla prima rullata, il file è addirittura ancora in scrittura, vediamo se l'inutile riesce a compiere questa incredibile con l'imposizione mansione. Imponi le mani così, qualche minuto. Ancora qualche secondo e siamo in scrittura. Nel frattempo noi andiamo a analizzare yes, le altre tre. Certo, andiamo. Le altre due, chiedo scusa. Pasqua, riuscirai a seguirci o cosa? So che devi camminare, so che è una cosa che a te non piace. Allora. Ti compro i pattini, ti compro gli schettini, quelli che avevamo da bambini, con le quattro rotelle. Eccoci qua. Allora. Focus. Focus. La Focus di Michele è la 2000 turbo diesel, 185 cavalli di dichiarato, modello ST Line, quindi top di gamma per quello che riguarda i diesel della Ford. Michele, poverino, è il più deluso di tutti perché ha trovato dei risultati scadenti, chiamiamoli così, rispetto al dichiarato. Io mi sono sentito subito di consolarlo tranquillamente perché in realtà la curva è pressoché perfetta, non ha vuoti, non ha grandi carenze. L'unica cosa è al cospetto dei 185 dichiarati e quasi 400 Nm che dovrebbe avere questa macchina, ne abbiamo 171 e 377, quindi un pochettino sotto. Lo abbiamo analizzato prima insieme a lui e gli ho detto di non preoccuparsi per una semplicissima ragione. Se ci fossero state gobbe mancate, via dicendo, cose gravi, sarei stato io il primo a dirgli no, fermati un attimo perché qui la macchina ha qualcosa. Certo.
ci sono le varie micro differenze che abbiamo imparato a vedere nelle varie puntate. In questo caso, non lo so, una ragione potrebbe essere un filtro antiparticolato appena appena pieno o semplicemente una macchina che è uscita di taratura di base leggermente più bassa rispetto a quello che dovrebbe essere. Del resto parliamo di una macchina che gira con 2000 bar di pressione nella pressione del rail, che gira con pressioni del turbo piuttosto importanti, quindi basta che esca leggermente tarata dalla fabbrica. Sotto questo valore si guadagnano e si perdono 10 cavalli con una, con una facilità clamorosa. Per cui l'obiettivo qui è ridarle quel in questo tono caso, di provare quella... In questo caso Michele appunto ci chiede di avere molta più sostanza e di cercare di arrivare a determinati valori. Sempre ovviamente in piena sicurezza, e ovviamente quello che noi facciamo oggi lo facciamo a livello dimostrativo anche per far vedere la potenzialità della macchina quale è. Okay. C'è una considerazione da fare: abbiamo praticamente, nel caso di questa e della Kuga, un motore che di base è molto simile, però come vedete la Ford è riuscita a fare una versione molto bassa e una versione decisamente più alta. E in questo caso abbiamo tanti amici in concessionaria, abbiamo chiesto, tornando al famoso discorso, non si sa se c'è solo il software come differenza, ma in questo caso le differenze ci sono, come? Ci sono. C'è un collettore di scarico diverso, c'è una chiocciola del turbo di scarico più piccola sulla 120, iniettori più piccoli e anche il collettore di aspirazione varia fra tutte e due le macchine, quindi non è limitato al software la differenza che c'è fra la 120 cavalli e la 185. Okay, però scusa, quella dicevi c'è un 185 anche su Kuga? 180. 180, sì, esatto. Per cui a quel punto è solo un discorso di software? Allora, a quel punto, quando si balla dentro con i 5 cavalli, potrebbe diventare solo un problema di software. Poi chiaramente qua in questo caso stiamo parlando comunque di due macchine a livello... comunque il settore segmento il settore diverse, completamente diverso, quindi certo. Forma dello scarico, forma del collettore di aspirazione, posizionamento di alcuni determinati particolari che possono far variare la cosa, anche se ecco come premesso la gamma veramente dei motori che sta facendo la Ford è incredibile. Un altro esempio poi che adesso andiamo a vedere è il 1500 sono partiti qualche anno fa con la Fiesta a 70 cavalli, adesso siamo addirittura ai basilari di base 120 cavalli di questa, quindi, e oltretutto andremo a vedere che c'è anche margine per andare oltre, quindi una gamma veramente incredibile, okay. Cosa che hanno fatto anche nel 2000. Va bene. Ok, adesso andiamo a analizzare il 1500 e poi partiamo con una rullata di massa. Guarda quella là, Vai, guarda quella là. Dopo si, si arrabbiano se lo tocchiamo, partito, guarda quella là. Le hai già scritte queste? Queste due sì, la Kuga a istanti. Allora, ecco qua, al cospetto di numeri perfetti, perché Ford dichiara circa 250 Nm, ne abbiamo 266 e abbiamo i 120 cavalli esatti, .1 dichiarati, però abbiamo visto... Oh, questo è proprio... Dimmelo tu, Frank, ormai sei sul settore. Uno sgonfione, un a qualche incertezza. Allora, abbiamo il solito vuotino dei diesel piccoli di cilindrata che abbiamo imparato a vedere, l'abbiamo visto che ci sono sulla BMW, l'abbiamo visto che c'è sul 1300 Multijet e Ford chiaramente, nonostante sia un 1500 al posto di un 1300, non riesce ad esimersi nell'omologazione da non farglieli fare. Ne abbiamo anche un paio a metà regime, attorno ai 3000, che potrebbero essere imputati alla geometria variabile della turbina quando cambia. Allora, solito discorso, sul rullo sembra un vuoto enorme, questo per strada è poco più che una mancatina, però se la vediamo lì è segno che c'è. Però diciamo, se ci torniamo ai freddi numeri, la macchina è semplicemente perfetta. In questo caso Manuel ovviamente ci ha chiesto, prima di tutto, avendo chiaramente scelto una motorizzazione che deve essere anche parca nei consumi, che è fatta proprio anche per una certa economia di utilizzo, quindi diciamo ok, migliorarne le prestazioni, ma soprattutto di togliere appunto il vuoto iniziale, il vuoto centrale, quindi rendendola più gradevole ovunque. Qual è il più grave dei vuoti? Allora, praticamente è ripercosso su ogni cosa qui, però il più grosso è quello di copia. Questo è il peggiore. È questo quello che si sente. Questo, diciamo, è già lanciata, è quasi al limite dell'impercettibile. No, questo si sente come... Questo lo senti. Assolutamente sì. Questo è lo stesso che avevamo riscontrato sul Range Rover, giusto? Come esatto, tipologia bravissimo, come genere di erogazione un po' particolare. È probabilmente voluto. Mi piace quando è attento. Ti seguo, maestro, ti bravo, seguo. Bravo. Dove andiamo allora? Ritorniamo. Io direi, ripartiamo dall'inizio, così rulliamo, analizziamo, ruliamo, analizziamo. Ruliamo, analizziamo. Pascal, vaffanculo, vaffanculo.
Allora, bene, benissimo, ho ottenuto quello che Diego voleva. Siamo andati a 374 Nm e 160 cavalli. Dai, quindi, 120. Dai 120 dichiarati, però attenzione, 130 effettivi. Okay. Adesso li portiamo in bianco così li vediamo un pochettino meglio e analizziamo i numeri per capire se appunto siamo riusciti a soddisfare le esigenze. Allora, avevamo 132 cavalli che sono diventati 160. I 304 Nm, 374. Che bella pedata. Che è veramente bello. Dai 107 ai 134 per quel che concerne la potenza alla ruota, con la medesima dissipata che quella sappiamo non variare quasi mai, se non per piccolissime differenze dovute alle temperature delle gomme. Copia prima, copia adesso. Enorme differenza, che è quella che comunque il proprietario più ci ha chiesto, perché il resto, come abbiamo detto, lo facciamo proprio a titolo dimostrativo anche per far capire qual è la potenzialità di quel motore qua. Potenza alla ruota, potenza alla ruota, potenza al motore, potenza al motore. Veramente bene, veramente pulita. Abbiamo anche tolto questa leggerissima flessione che neanche avevamo denunciato prima perché è talmente leggera e via dicendo, quindi veramente un ottimo lavoro. Il tutto in questo caso, perché ricordi la Ford che doveva andare a fare le dune e via dicendo, dove c'era stato dietro un lavoro da radicale. Certo. Il tutto in questo caso senza aprire il cofano della macchina, pura programmazione di me, di EQ, niente altro. Ok, questa è la soglia massima affidabilità, ecco, e bravo. Anche massima oltre quale è meglio non andare, meglio non perché andare. Chiaramente quando si considera l'affidabilità di una macchina non è sufficiente andare a rispettare il motore, va rispettata la trasmissione, la frizione, il filtro antiparticolato. Anzi, uno dei problemi che appunto Diego ci lamentava, che con il suo tipo di utilizzo la macchina rigenerava anche troppo spesso. Quindi adesso magari con l'aiuto della mappatura, quindi tirando sulle temperature del gas di scarico un po' più alla svelta, dovremmo facilitare anche la rigenerazione, nel senso, non è che la si vada a togliere, perché in quel caso bisognerebbe eliminare il FAP, cosa che non si può fare. Però al di là di quello, se mangiando su un po' di più le temperature del gas di scarico, magari al posto di fargli durare una rigenerazione 15 minuti, se riusciamo a fargliela durare 5, la macchina rigenera meno, consuma di meno, non si maltratta l'olio e tutte quelle cose che abbiamo già visto nella puntata precedente. Anche la guida più fluida. Esattamente. Certo. Ci riportiamo su adesso Focus. Andiamo sulla Focus. Io non è che posso camminare quale? Tutto il giorno Inizio. Avanti e indietro, però oggi, cioè, non ho capito. Okay. Non si poteva metterle tutte, cioè, una di fianco all'altra, tanto questi metri. No, ma più che altro mi sembra in grosso mi difficoltà Pasqua. Tu hai mangiato il panino a prosciutto sulla macchina del cliente, prima ti ho visto, hai sbriciolato il sedile. Ok. Adesso passiamo. Quale facciamo? Facciamo addirittura il 1500. Vabbè, continuiamo a camminare così, Pasqua, proprio a cottimo, a cottimo. Il 1500 di Manuel. Oh, ma dov'è l'inutile? Sta hai mangiando hai il panino. Hai salutato il nostro amico, sta mangiando il nostro giovane amico Luca del camper? Ovviamente non ancora. Ecco, ciao Luca, ti avevamo promesso un saluto. Ti salutavamo. Luca è stato qui l'altra settimana con un camper, è tipo vero, il tuo, con il padre. Papà. È saluto con me a fare la rullata perché è un appassionatissimo di queste cose. Abbiamo rullato il camper, ma dovevamo fare la puntata sul tuo. E quindi lo salutiamo. Ciao caro. Cerchiamo di dargli rulla un sorriso a Frank. Eccoci qua, perfetto. Allora, numeri, siamo passati dai 120 secchi ai 142, ma soprattutto ai 326 Nm di coppia. Oltretutto li abbiamo a soli, e stiamo parlando di un 1500, 2100 giri. Se analizziamo il grafico è ancora più evidente l'ottimo risultato della macchina. Copia prima con le incertezze che avevamo evidenziato, copia dopo. Potenza al motore prima e potenza al motore dopo, potenza alla ruota prima, potenza alla ruota dopo.
tramutamelo in giro, Yuri, per favore. Se lo e oltretutto un fattore, una cosa abbastanza sorprendente. Guardate il regime di giri massimo che ha raggiunto. Stiamo parlando di un 1500, attenzione, il calo evidente comincia a 4800 giri. Stiamo parlando di un 1500, di un diesel di un Euro 6, quindi anche bello, bello impacchiato. Poverino. Quindi risultato eccezionale. Complimenti alla macchina. Come togliete queste curve, cioè queste, e la pulizia è veramente spaventosa. È veramente splendida. Così, così ci piace, così. Bravi. Penso che piaccia particolarmente anche al nostro amico che ci segue. Perfetto, ha alzato il dito, vuol dire questo dito, sì, sì, questo che si alzava avanti, che non buono, invece quello è buono. Quindi bene, bene. Okay. Andiamo alle City Line. Adesso, siccome glielo l'ultima dobbiamo, perché era il più deluso dalla rullata iniziale, andiamo a quella di Michele. Michele è quella che come base di partenza era rimasto più deluso di tutti. Quindi adesso gli dobbiamo un super risultato, perché quando gliel'ho comunicato ho visto proprio intristirsi, poverino, e non è giusto. Ok, direi che vediamo se Michele inquadralo un secondo, se gli è tornato il sorriso, vediamo. Mi sembra di sì. Ho già visto. Mi sembra di sì. Che va bene. Allora, risultati. Eravamo a 377 Nm e 171 cavalli. Ora siamo a, leggete tutti, 180 alla ruota. Vale dire che adesso ne ha di più alla ruota di quanti ne aveva in origine al motore. E la bellezza di 463 Nm di coppia. Come vengono arrivati? Quindi 90 Nm di coppia in più. E calcolate che al giorno d'oggi diesel, chiaramente per il ragionamento che ci siamo fatti prima di rispettare frizione, filtro antiparticolato, ad un certo punto io li devo chiudere il rubinetto, nel senso tenere entro certi valori. Ma pensate alla potenzialità di un motore di soli 2000 cilindrate, non stiamo parlando di un 3000 biturbo o roba del genere, qualora non avessimo tanti paletti da rispettare, avremmo la possibilità veramente di andare ancora, ancora ben oltre. Però il risultato già di per sé è eccezionale, perché siamo a 227, 463, 180 alla ruota e soprattutto il nostro amico finalmente felice e non più intristito dal risultato originale. Ok, devo farti una domanda prima di lasciarvi andare. Spara. Aspetta. Luce che fame che c'hai addosso. Sì, era un cracker, ho mangiato un cracker. Okay. Stai cominciando a... Sì, sono dimagrito, sono deperito. Alla luce di questi test che avete fatto, del fatto di averle viste, come sono arrivate e come escono, quale di questi tre motori Ford è il migliore? Wow, bella domanda. Sono tutti e tre validi, perché i risultati, come avete visto, sono eccezionali. Allora, i numeri, chiaramente, no, al di là di potenze, prestazioni, ci parla di questo. Secondo me, il più, fra virgolette, incredibile per come ha reagito potrebbe essere il 1500, perché se abbiamo visto come era messo di serie e come è venuto dopo, certo anche 70 Nm di guadagno su una Kuga, su un Pacifico SUV da famiglia, per modo di dire, 370 Nm di guadagno sono tanti, quindi sono tre motori generosissimi. Esatto. Se pensiamo ai diesel di qualche anno fa, cosa ti viene in mente? La 1 turbo diesel, per andare, che per poterla far andare doveva essere una ciminiera. Qui abbiamo una macchina che non fa un bruciolo di fumo, che mantiene la massima affidabilità, che si tiene il suo filtro antiparticolato e si gira con 140 passacavalli, un 1500. Quindi un bel, diciamo, un bel viaggiare. Tutti e tre ottimi. Okay. Quello là con lode. Per la ragione che bello, ci siamo mi è piaciuta questa carrellata, perché ci avete fornito un panorama assolutamente reale e della realtà Ford, per cui una realtà veramente che sta vedendo. Se ci ripensiamo anche al Ranger dell'altro giorno, pensa alla gamma di motori che hanno, solo quindi non hanno un motore su cui poi sviluppano tutti, ne hanno più di uno, perché hanno il 2.2 che adesso è diventato 2.000 anche sui Transit e via dicendo.
hanno il 2000 che usano su parecchie versioni, hanno il 1005, hanno avuto il 1006 comunque fino a 3 o 4 anni fa, quindi gamma veramente bravi, bravi. Perfetto, okay. Grazie, bravi voi. Grazie a voi. Marino, ciao, ciao Frank. Grazie mille. No, te hai mangiato? No, no, dai, dai, mano. Dai. Anche non te lo dagli la mano. No, lo lui stiamo mangiato, maltrattando. No. Ciao, cucciolotto. Ciao. Ciao. I'm so tired of talking my heart on the road again. I'm out of the